Ben ritrovati a TG Donna, il nostro e il vostro TG. Questa settimana abbiamo raccolto la voce di tante donne, che era un po' il nostro intento. Il nostro spazio vuole essere proprio questo, far parlare tutti voi. E cominciamo subito con una voce importante su tutto il territorio nazionale. Si tratta della criminologa Roberta Bruzzone. Ascolteremo che cos'è la violenza e soprattutto che cosa ne pensa lei delle relazioni malate. L'obiettivo di progetti di questo genere è cominciare dalla prevenzione, cioè cominciare a diffondere nella popolazione generale con una metodologia, diciamo, fruibile, quindi anche con un linguaggio non tecnico, quelli che sono i principali indicatori di una relazione che potrebbe trasformarsi in qualcosa di malevolo. Non credo che ci sia un altro strumento più efficace della prevenzione, ossia nel rendere consapevoli le persone, tutte le persone, anche se non hanno un particolare background socioculturale, di cosa osservare per rendersi conto se hanno davanti una persona che potrebbe trasformarsi in un maltrattatore. E continuiamo a far parlare le donne, donne importanti, donne che fanno cose per altre donne. Si tratta questa volta ai nostri microfoni Domenica detta Mimma Lomazzo, consigliera di parità, consigliera regionale di parità. Ascoltiamo le discriminazioni e soprattutto che cos'è il gap salariale. Il fatto stesso che si parli della necessità, insomma, della parità significa che la parità è ancora di là da venire, almeno in alcuni settori. Da un report che io ho redatto come consiglio di parità della Regione Campania ci tengo a precisare due cose perché mi hanno fatto tanto male. Il fatto che quando si parla appunto di gap salariale, insomma, dobbiamo capire che il gap salariale è dovuto anche alla tipologia contrattuale con le quali le donne vengono assunte, quindi nel mondo del lavoro. E ovviamente anche la posizione, cioè il ruolo che queste donne, insomma, svolgono all'interno del mondo del lavoro. Per esempio, insomma, un dato che mi ha fatto male, il fatto che nel corso del 2014-2015 le donne che sono state costrette a trasformare il rapporto di lavoro da full time a part time e sono state ben l'83% e solamente il 17% i maschi. Poi se noi andiamo a verificare, insomma, l'inserimento delle donne, dei lavoratori, quindi da tempo determinato a tempo indeterminato dovuto proprio alle tutele crescenti dovute al Job Act, andiamo a verificare appunto un dato che proprio si ribalta, quindi la percentuale, quindi abbiamo 81% maschi e 29% donne. Allora quando noi parliamo di gap salariali, questo è. Che cosa sono le discriminazioni di genere tra i giornalisti e che cos'è il linguaggio non adatto, soprattutto per quanto riguarda la violenza di genere? L'ascoltiamo dalla delegata pari opportunità dell'Ordine dei giornalisti, Laura Viggiano. Ci sono evidenti squilibri anche nel mondo del lavoro giornalistico, insomma, per quanto riguarda le pari opportunità. Le colleghe hanno gli stessi punti negativi rispetto ai compensi che si verificano anche in altre professioni. C'è un dato però rispetto alle pari opportunità e rispetto a quanto riteniamo importante anche il linguaggio, che in qualche modo non offenda le vittime di violenza, in particolare le donne vittime di violenza. Ed ora invece raccogliamo le esperienze di Monia Monzo. Monia Monzo è una nostra amica ormai, chi ci segue sa che l'abbiamo incontrata più di una volta. Lei è un'operatrice, è sul campo, è nei centri antiviolenza. Sentiamo la sua esperienza. Beh, la storia che mi è rimasta più nel cuore è la storia di una ragazza, Alessandra, una ragazza giovane che ha subito praticamente tutte le forme di violenza possibili e lei quando è arrivata da noi era completamente priva di qualsiasi reazione emotiva, non riconosceva neanche la gravità di quello che le stava accadendo, quindi abbiamo dovuto fare un lavoro insieme alla psicologa che l'ha seguita, la dottoressa Polito,
prima abbiamo dovuto riaprire le porte dell'emotività per poi poterla portare veramente a rendersi conto di quanto male stava subendo. Ci ha messo mesi per denunciare, alla fine ce l'ha fatta, ha trovato il coraggio e adesso vabbè, c'è un percorso, c'è un procedimento penale in corso, ma soprattutto lei stessa si sta facendo anche portavoce della sua esperienza, quindi questo è importante perché vuol dire che ha consapevolizzato rispetto a quanto le stava accadendo. Anche i media non ci aiutano perché i messaggi che passano sono estremamente negativi, abbiamo il problema della vittimizzazione secondaria, spesso le istituzioni non sempre danno quelle risposte che le donne si aspettano, però tante cose stanno cambiando, ci sono tanti operatori validi che insieme a loro possono intraprendere questo percorso di uscita dalla violenza. Non è semplice. Ci vuole tanta forza, tantissimo coraggio, però la vita poi cambia e noi lo sappiamo perché abbiamo riscontri con quelle donne che hanno deciso di uscire di non essere più vittime e piano piano di ricostruire se stesse. Non è a schiocco di dita, cioè è una cosa che va avanti nel tempo, bisogna costruirlo passo dopo passo questo percorso, ci sono anche gli strumenti per proteggerle eventualmente, però è chiaro che ci vuole una maturità personale, nel senso che noi non facciamo miracoli, non abbiamo la bacchetta magica, se non c'è la volontà di farsi aiutare, anche di sacrificare una parte di sé, anche quando bisogna scegliere di andare via, per poi ritornare quando tutto è finito, insomma, quella non è la fine, quella è l'inizio di una rinascita. Il centro antiviolenza si chiama il volo delle farfalle proprio per questa ragione, perché la farfalla va incontro a un cambiamento e quindi poi spicca il volo, quindi noi speriamo di riuscire in questo. Non ci sentiamo delle vincenti, nel senso che veramente mettiamo scrupolo in quello che facciamo e attenzione, perché è chiaro che sono situazioni molto delicate, però insomma piano piano ce la stiamo facendo insieme a loro. E dopo Monia Monzo ascoltiamo invece la voce di una vittima in gamba, una vittima che non vuole essere definita tale. È la presidente di Manden e definiamola anche una pacifica guerriera, grazie a Biondi. Il maltrattante è l'attore principale, è quello che tira un po' le fila di un dramma, che è quello della violenza. Il maltrattante è quello che trova terreno fertile dove c'è un clima di omertosi e di indifferenti. Il maltrattante è quello che sa come, diciamo, ha un grande equilibrio, un grande self-control. Non pensiamo che il maltrattante sia l'uomo che si esprime in maniera volgare, aggressiva, lo fa tra le mura di casa e qualche volta, quando capita, anche davanti a persone che non lo tradirebbero, perché c'è questo clima di omertà poi, no? Che condanna spesso le vittime. Il maltrattante può essere un uomo brillante, un professionista, anche una persona molto colta. E dico che quando più si sale come proprio cultura, come professionalità, più è pericolosa la violenza. Spesso le donne che subiscono la violenza economica sono donne che si sono dedicate alla famiglia, oppure come nel mio caso lavoravo io con il mio ex marito e quando ho detto basta io ho perso tutto. E cambiamo adesso completamente argomento con le nostre rubriche, i nostri consigli. Il primo consiglio viene da Piera Carlo Magno. Che cosa possiamo leggere questa settimana? Questa settimana parliamo di Dopo tanta nebbia. È l'ultimo della serie del commissario Lolita Lobosco, è un libro, è un romanzo di Gabriella Genisi, che è un'autrice che ha scritto molto, già di questa serie sono 7 libri e probabilmente fra pochi mesi ne uscirà un altro. Il commissario Lolita Lobosco è un personaggio molto simpatico che somiglia molto all'autrice, è una donna del sud come Gabriella Genisi, che è nata a Bari e svolge questa professione molto maschile, quindi all'interno di un mondo fatto di maschi in cui lei si muove con una grande disinvoltura e una grande forza.
E passiamo invece a dei consigli medici, protesi al seno, costi e modalità di interventi. Per quanto riguarda l'intervento al seno, noi dobbiamo distinguere gli interventi che andiamo a fare al seno in due grosse categorie: gli interventi di chirurgia ricostruttiva della mammella e gli interventi di chirurgia estetica della mammella. Gli interventi di chirurgia estetica della mammella in genere sono rivolti alle pazienti che purtroppo hanno affrontato il dramma del tumore alla mammella e il dramma di un intervento di asportazione completa della ghiandola mammaria. Fortunatamente in Italia c'è un programma di recupero anche dal punto di vista estetico di queste donne, che purtroppo ovviamente l'asportazione del seno, come potete ben immaginare, porta dei disagi psicologici importanti. In quel caso tutti i tipi di trattamenti vengono effettuati presso strutture accreditate, il più delle volte delle breast unit, che sono presenti su tutto il territorio della regione Campania e su tutto il territorio nazionale, e prevedono appunto la ricostruzione della mammella o a mezzo di lembi liberi, quindi senza l'utilizzo di protesi, oppure con delle protesi mammarie. Per quanto riguarda i costi, ovviamente i costi di ricostruzione mammaria, e questo ci tengo a precisarlo, devono essere assolutamente gratuiti e devono essere effettuati presso strutture accreditate. Quindi c'è la possibilità ovviamente anche di farli in un setting privato, ma il mio consiglio è sempre quello di rivolgersi a delle breast unit che possano seguire la paziente davvero dall'inizio, quindi dall'affrontare la malattia, fino alla fine, che alla fine di questo percorso, che consiste fondamentalmente nella ricostruzione della mammella. Per quanto riguarda invece l'intervento di aumento del seno, quindi la mastoplastica additiva per uso estetico, in quel caso abbiamo dei costi che si aggirano tra i 6.000 e gli 8.000 euro, incluso ovviamente le protesi e tutte le spese accessorie. E prima di salutarci, invece, consigli di stile. Il primo appuntamento. Un appuntamento importante dove non si vorrebbe sbagliare, ma si dovrebbe essere a proprio agio. La regola principale è essere a proprio agio, quindi il consiglio è indossare qualcosa che già abbiamo indossato e con cui ci siamo sentiti molto bene. E quindi che colori mettiamo però per sentirci a nostro agio, ma sentirci anche belle? Sì, io consiglierei il nostro colore preferito, sicuramente il più indicato, e non esagerare, perché le cose vanno svelate pian piano. Grazie davvero a tutti e a tutte per averci ascoltato. Mi raccomando, continuate a seguirci e soprattutto contattate la nostra redazione. Questa è e vorrà essere il vostro e il nostro telegiornale. TG Donna.